Una buona giornata dal TG6 in apertura del nostro telegiornale. Le prossime elezioni che ci saranno domani dalle 7 alle 23. Si vota ovunque per i 5 quesiti referendari. In Abruzzo sono 49 i comuni chiamati a eleggere il sindaco e a rinnovare i consigli comunali. Fari puntati sull'Aquila. In altri 4 comuni c'è possibilità di ballottaggio. San Salvo, Ortona, Spoltore e Martinsicuro. Andrea Costantini. Domenica al voto in tutto il paese per i 5 quesiti referendari e poi in alcuni comuni per le amministrative. Urne aperte solo domani dalle 7 alle 23. I referendum sono di natura abrogativa e quindi votando sì si opta per il cambiamento della condizione attuale. Con il no si sceglie di mantenere la normativa vigente per la fattispecie toccata dal quesito. Chi andrà al voto riceve dunque 5 schede. La rossa riguarda la cancellazione o meno della legge Severino, che sospende o rende incandidabili soggetti condannati. Scheda arancione sulla limitazione delle misure cautelari, in particolare con riferimento alla reiterazione del reato. Terzo quesito con scheda gialla e riguarda la separazione delle carriere tra giudici e PM. Col sì i magistrati dovranno scegliere a inizio del percorso lavorativo se svolgere la funzione giudicante o quella di pubblico ministero. Col no resta la possibilità di passare da una funzione all'altra. Scheda grigia per il quarto quesito relativo alla valutazione dei magistrati e la presenza o meno dei membri laici nei consigli giudiziari. Scheda verde per il quinto quesito relativo alle elezioni di componenti togati al CSM e quindi l'abrogazione o meno dell'obbligo di raccogliere almeno 25 firme per candidarsi. Per tutti i quesiti il referendum sarà valido in caso di superamento del quorum del 50% più uno degli aventi diritto. In Abruzzo sono poi 49 i comuni nei quali si andrà al voto per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali. 23 in provincia di Chieti, 17 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Teramo. Sono 5, l'Aquila, Spoltore, Ortona, San Salvo e Martinsicuro, quelli con più di 15.000 abitanti, nei quali il sindaco viene eletto in caso raccolga il 50% più uno dei voti, altrimenti si va al secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati. Negli altri comuni sotto i 15.000 abitanti, responso immediato al primo turno con l'elezione del candidato che raccoglie più preferenze. La sfida più attesa è quella del capoluogo d'Abruzzo. 4 i candidati: l'uscente Pierluigi Biondi, espressione del centrodestra, la parlamentare Stefania Pezzopane per il centrosinistra, Americo Di Benedetto, sostenuto da liste civiche di ispirazione di centrosinistra, e Simona Volpe. In altri due comuni i sindaci uscenti cercano il secondo mandato. A Ortona Leo Castiglione se la dovrà vedere con Angelo Di Nardo del centrodestra, Ilario Cocciola, sostenuto da 7 liste, e Francesco Terra di Ancora Italia. A Martinsicuro vuole il bis Massimo Magnoni, sostenuto da 3 liste, che viene insidiato dalle due candidate a sindaco, Simona Lattanzi, anche per lei 3 liste, ed Emma Zarroli, una lista. Lasciano Palazzo di Città dopo 2 mandati Luciano Di Lorito a Spoltore e Tiziana Magnacca a San Salvo. Nel comune in provincia di Pescara i candidati sono Chiara Trulli del centrosinistra, ex assessore della prima giunta Di Lorito, e poi 3 candidati di ispirazione di centrodestra che sono Pierpaolo Pace, Marco Della Torre e Nelson Anzoletti. A San Salvo invece sfida fra 3 candidati: Emanuela De Nicolis, Fabio Travaglini e Giovanni Mariotti. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti è possibile il voto disgiunto, quindi tracciare un segno su un candidato sindaco e poi un altro su una lista che non è a lui collegata. Nei comuni sopra i 5.000 abitanti si possono esprimere 1 o 2 preferenze. In caso di 2 bisogna indicare un uomo e una donna. Sotto i 5.000 abitanti al massimo una sola preferenza. Le operazioni di spoglio riguarderanno subito il referendum dalle 14 di lunedì, le amministrative. Voltiamo pagina. Tornerà in mare la prossima settimana la marineria pescarese. Questa è la decisione emersa dopo i numerosi incontri avuti a livello nazionale. I problemi però restano tutti sul tavolo. Paolo Renzetti. La marineria pescarese, una delle ultime a restare a terra in queste ultime ore, dalla prossima settimana tornerà in mare, seppur solo inizialmente per alcuni giorni. Dopo ore di riflessione si è deciso così di interrompere il lungo sciopero per il caro gasolio. I problemi, come spiega Fabrizio Verzulli, presidente dell'associazione Il Maestrale, restano però tutti sul tavolo e tutti irrisolti. I problemi restano ancora sul tavolo. Anzi, per me sono ancora aumentati i problemi, perché 2 volte che buttiamo la spugna, qua torniamo di nuovo in mare, con i prezzi del gasolio che sono tornati a salire ancora di più,
Non so dove andremo a finire comunque. Non c'era unità di vedute nei giorni scorsi sul fatto di riuscire in mare? C'è chi era d'accordo e chi contrario? Sì, infatti non c'è unità, chi vuole uscire, chi vuole restare a terra e continuare lo sciopero, però ogni, diciamo, queste sono tutte piccole aziende, giustamente ognuno di loro hanno le loro problematiche, insomma. Il costo del gasolio non solo resta, è aumentato. Quindi, signori, qua se torniamo di nuovo in mare stiamo facendo uno sbaglio enorme, perché facciamo capire a tutti che praticamente il problema non è mai esistito. Abbiamo fatto lo sciopero per niente, insomma. Abbiamo perso solo tempo andando girando l'Italia a bloccare barche e facendo sì che aderivano insieme a noi a tutto lo sciopero. Il presidente dell'Associazione Armatori di Pescara, Francesco Scordella, rilancia ancora una volta l'idea del fermo biologico anticipato per una categoria sempre più in ginocchio. Noi ci siamo comportati degnamente tutti quanti, quindi non abbiamo fatto ostruzionismo in città e abbiamo, come si dice, rotto le scatole a qualcuno che andava a lavorare per bloccare, come si fa di solito quando c'è una manifestazione. Il rammarico mio è che le istituzioni purtroppo non ci hanno dato una risposta a tutt'ora, fra un mese e mezzo c'è il fermo biologico, veniamo da una pandemia, è una situazione talmente drammatica. Io capisco che tutte le aziende stanno col fiato sospeso perché questo fatto del rincaro energetico, ma noi viviamo di quello, il gasolio per noi è come il sangue per un essere umano. A queste condizioni qua veramente non sappiamo più cosa fare, non abbiamo le risposte. Col senatore D'Alfonso oggi c'è una riunione in video conferenza con le altre cariche dello Stato, quindi si è adoperato per far fronte a questa situazione. Speriamo che, io oggi chiedevo a gran voce, visto che stiamo fermi in questo modo senza fare niente, vi faccio scontare un fermo biologico, che secondo me era una soluzione, non è la migliore, però invece di stare fermi in questa situazione così senza avere niente, scontavamo questo fermo biologico e poi fra 50 giorni, capaci che le cose potevano cambiare, il governo aveva il tempo per fare tutto quello che doveva fare, dei provvedimenti. Ma se stiamo fermi così e fra un mese e mezzo c'è il fermo biologico, altri 50 giorni, queste sono aziende che non si rialzeranno più, avremo importazione estero e quindi stiamo favoreggiando il mercato estero, e questa è la risposta che stiamo aspettando da questo governo. Ma c'ho poca fiducia, perché veramente è brutto dirlo, ma ci hanno preso in giro, perché troppo tempo, no? Senza risposta. Capitolo Sanità, nel 50° anno della sua nascita, il Dipartimento di Radioterapia Oncologica dell'Ospedale di Chieti si candida ad essere un centro di riferimento per il trattamento dei bambini con i macchinari per la radioterapia, chiamati acceleratori lineari, che da 2 passano a 4. Uno di questi è dedicato alla radioterapia pediatrica. Selenia Secondi. Le novità sono tante, perché per il Centro di Radioterapia Oncologica di Chieti, nell'anno del suo 50° è prevista uno sviluppo importante, un investimento importante da un punto di vista tecnologico, perché proprio quest'anno ad ottobre partirà il nuovo acceleratore lineare di radioterapia oncologica, il cui cantiere in questo momento è già in corso, ma soprattutto sia la Regione Abruzzo, sia la ASL Novasto Chieti, sia il Comune di Chieti, l'Università di Chieti hanno pianificato un investimento importante nel biennio 2022-2024 sulla radioterapia oncologica di Chieti, con il raddoppiamento delle macchine da 2 a 4, di cui una dedicata completamente alla radioterapia pediatrica, oncologica pediatrica. Sono pochi centri che eseguono la radioterapia pediatrica, e un sogno che rincorriamo, e abbiamo fatto un investimento grazie al tratturo mandando a fare formazione ai nostri giovani medici nei centri del nord dove si esegue questa radioterapia pediatrica, e quindi con l'obiettivo che Chieti diventi un centro di riferimento per il trattamento dei bambini. Quindi sicuramente non solo il ripristino del secondo macchinario, ma la dotazione di ben 4 acceleratori lineari. Questo implica che anche i rapporti con il territorio, e quindi i sodalizi che possono essere come questo con l'Agri da parte della nostra associazione Il Tratturo Una Strada per la Vita, sono fondamentali. A proposito di questo nuovo acceleratore lineare, quali sono i tempi e l'iter che adesso c'è in prospettiva?
Dunque, in questo momento viviamo un grande fervore e entusiasmo perché siamo in pieno cantiere. Il 28 luglio è previsto l'arrivo fisico di questa macchina di ultimissima generazione. Dal 17 al 31 agosto ci saranno tutti i test di accettazione, i primi test di accettazione. Dal 5 settembre le misurazioni finali. Io mi auguro che a cavallo tra fine settembre cercheremo di correre, perché i pazienti hanno bisogno di risposte, le liste di attesa hanno bisogno di risposte. Mi auguro che a fine settembre, primi di ottobre, possa partire con l'uso clinico. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Termineranno a breve i disagi sul lungomare di Silvia a causa del rifacimento del manto stradale. I lavori, dice il sindaco Scordella, dovrebbero terminare entro il 20 giugno. Intanto, da mercoledì 15 giugno sarà riattivata la sosta a pagamento. Vediamo. Sono addirittura d'arrivo i lavori di rifacimento asfalti sul lungomare di Silvi, un manto stradale corroso dagli anni e dai tanti interventi delle società di gestione di luce, gas e acqua e dalle potenti radici dei pini che hanno creato pericolosi avvallamenti sulla strada e sulla passeggiata. Per finanziare la realizzazione, l'amministrazione ha fatto ricorso ad un mutuo di 1.500.000 euro. Un'opera attesa da anni sia da residenti sia dalle numerose famiglie che ogni anno scelgono la città come meta per le vacanze estive. Ancora qualche giorno per finire il primo intervento asfalti, un piano asfalti importante, tutto il lungomare e la zona nord, la zona sud e qualcosa anche all'interno. Naturalmente stiamo già ipotizzando un secondo progetto dove andremo a completare le aree che non verranno interessate da questo piano asfalti. Siamo consapevoli che si ha bisogno di un restyling soprattutto sulle strade, sulla viabilità, e stiamo facendo quello che doveva essere fatto. Noi avevamo messo in previsione entro il 15-20 giugno che fosse finito tutto. Diciamo che la ditta sta procedendo veramente in maniera spedita, sta facendo un ottimo lavoro, noi siamo fiduciosi che per l'inizio dell'estate saremo prontissimi. Dal 15 giugno si tornerà a pagare il parcheggio negli stalli delimitati in blu sul lungomare e in via Santa Lucia Silvi Paese. Per un'ora o frazione si pagherà 80 centesimi e per le successive ore 80 centesimi. La tariffa giornaliera dalle 8 alle 20 è fissata in 5 euro, quella settimanale in 25, quella mensile in 85 euro e la stagionale 240 euro. Per i residenti è confermata la riduzione del 50%, mentre per i titolari e dipendenti di attività commerciali e di enti il trattamento speciale è di 70 euro per l'intero periodo di vigenza del pagamento della sosta. Questa è una scelta di tutte le città costiere, perché sappiamo insomma le difficoltà, però quando riusciamo a recuperare delle risorse e poi le reinvestiamo sul territorio attraverso piani asfalti e abbellimento della città, siamo consapevoli che il cittadino comprende e soprattutto diamo un senso di fiducia a delle istituzioni. Torniamo a Pescara per il progetto da 0 a 6 anni. Questo è il nome del brainstorming formativo presentato questa mattina a Palazzo di Città. Vediamo. Questa mattina a Palazzo di Città Pescara si è tenuto il brainstorming formativo da 0 a 6 anni. L'evento è stato promosso da Pro Formazione Academy in collaborazione con il Comune di Pescara e realizzato nell'ambito delle attività del progetto La Cittadella dell'Infanzia. Tutti i dettagli dell'evento sono stati illustrati alla presenza del sindaco Carlo Masci e del presidente della Commissione Pubblica Istruzione Comunale Fabrizio Rapposelli. Si è trattato di un momento di riflessione e discussione per affrontare diversi aspetti legati alla prima infanzia vista con gli occhi di chi si occupa di formazione ed educazione rivolta proprio alla fascia di età più delicata, 0-6 anni. Pescara in generale è sempre una stella polare anche per altre realtà, riesce ad anticipare le situazioni. Abbiamo messo in campo un gruppo di lavoro per verificare nuovi metodi di insegnamento, anche di rapporti per la fascia di età da 0 a 6 anni, che è la fascia oggi più importante, intanto perché è quella fascia che ha davanti la prospettiva di vita più lunga in un mondo nuovo che si dovrà realizzare in condizioni diverse rispetto al passato, perché quello che è successo in questi due anni ci porta a dire che nulla è più come prima e che quindi bisogna guardare il mondo con occhi originali, avere una visione diversa, e per fare questo bisogna lavorare, bisogna studiare, bisogna impegnarsi e bisogna mettere insieme le menti migliori per costruire nuovi percorsi in generale
per i cittadini. Un progetto che ha visto la luce già dal 2018-2019, quindi è un progetto che ha avuto purtroppo un periodo di sosta causa Covid. Credo che sia estremamente importante perché, come ho detto prima nel messaggio di saluti istituzionali all'apertura del convegno, è una cosa che prende le mosse da tanti anni prima, cioè da quando la ex dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, Giovanna Boda, aveva percepito una grande differenza e un gap tra il sistema educativo integrato italiano e quello, diciamo, degli altri paesi stranieri. E quindi si cercava di organizzarsi anche a livello governativo per cercare di ridurre al minimo questo gap. Apertura ufficiale questa mattina per la biblioteca comunale per ragazzi con annesso Biblioparco in via Tevere a Silvi. Si tratta di una nuova offerta culturale per ragazzi di ogni età a due passi dal mare. Vediamo. Silvi, città di mare, ma Silvi anche città di cultura, si possono fare benissimo queste due cose, soprattutto in estate. Assolutamente sì, finalmente abbiamo inaugurato la sezione ragazzi della biblioteca di Silvi, una sezione che ha libri per tutti in realtà, perché ha due sale dedicate ai ragazzi e ragazzini, cioè da 0 a 6 anni e da 6 a 15 anni, quindi un patrimonio librario per tutti questi ragazzi che vogliono avvicinarsi alla lettura e alla cultura. Inoltre c'è una piccola sala dedicata anche a coloro che verranno ad accompagnare i ragazzi, da 0 a 100 anni, quindi libri per tutti. Inoltre la novità assoluta è il nostro biblioparco, che verrà al più presto attrezzato con gazebi, con tavoli, con sedie particolari, con amaca, per poter dare la possibilità a chi viene a prendere in prestito il libro tranquillamente sotto l'ombra di un albero dei nostri cari pini, di poter leggere tranquillamente un libro dopo il mare, nelle giornate un po' più uggiose, in qualsiasi momento. Avvicinarsi alla cultura è importante, partire dai giovani è importantissimo. Sicuramente quella del Comune di Silvi è un'iniziativa bellissima, insomma, tirare fuori da una biblioteca comunale una sezione dedicata ai ragazzi e portarla qui, diciamo, a quattro passi dalla spiaggia, in un'area protetta dove possono tranquillamente leggere un libro insieme ai propri genitori, è sicuramente un'iniziativa lodevole. Tra virgolette, si unisce a un'iniziativa che proprio giorni fa abbiamo lanciato noi come Regione Abruzzo, che si chiama Liberi Liberi. Ieri abbiamo mandato i link a tutti i comuni dove è possibile scaricarsi un libro tranquillamente da un semplice QR code e poterselo leggere in tranquillità sul proprio telefonino gratuitamente in spiaggia, nelle strutture ricettive, un po' dove uno vuole. Quindi è una bella iniziativa che i comuni ci dovranno dare una mano a promuovere, che dà la possibilità di avvicinarsi alla cultura gratuitamente in modo semplice, senza avere l'angoscia di riconsegnare il libro, a tutti quelli che lo vorranno fare. Una nuova offerta per l'estate abruzzese? Assolutamente sì, che va a completare l'offerta già ricca del patrimonio turistico abruzzese. Iniziativa di comune comando della Polizia Municipale di Torrevecchia Tatina, che ha sensibilizzato gli alunni della scuola primaria Montalcini all'educazione stradale. Vediamo. Nella scuola primaria Rita Levi Montalcini, con il sindaco di Torrevecchia Teatina Francesco Seccia, un momento molto importante legato all'educazione stradale, un tema di scottante attualità a cui voi tenete in modo particolare. Questa è un'iniziativa che parte grazie alla disponibilità del nostro comando di polizia locale, con il quale questo progetto vogliamo sensibilizzare i ragazzi a questa tematica importante, ovvero quella dell'educazione stradale. Noi riteniamo che iniziare da piccoli, favorire, inculcare i principi delle sane abitudini stradali possano essere poi utili un domani affinché i ragazzi sappiano come comportarsi per strada e per le vie del paese. Oggi ci saranno dei baby vigili ad animare questa giornata ricca di contenuti, un messaggio da lanciare all'intera collettività. Sì, il progetto è molto, molto bello perché al termine di questo percorso formativo, che li vedrà formarsi sia come vigili sia riceveranno anche dei piccoli berretti, delle casacchine, vedranno i ragazzi impiegati proprio sul campo, quindi andranno insieme alle nostre forze di polizia locale a rilevare le infrazioni. Ovviamente non saranno multe vere, saranno solo degli avvertimenti in cui i ragazzi diranno agli adulti: guardate, questi
questi spazi sono nostri, queste strade ci giochiamo noi, quindi facciamo attenzione. Sindaco, tutto questo perché sono in aumento purtroppo le infrazioni stradali, quindi voi ci tenete a sensibilizzare l'opinione pubblica? Sì, è una forma anche di tutela del cittadino, non vogliamo vessarli con le contravenzioni, ma il nostro obiettivo è quello di sensibilizzarli, fargli capire quali sono le regole da seguire per rendere il paese un posto più fruibile. 65esimo compleanno per l'azienda Maico di Pescara, 65 come gli alberi donati alla Pineta d'Annunziana, tanti gli ospiti a festeggiare l'istituto acustico, tra cui Yuri Chechi, Giuseppe Dintino. La Maico, istituto acustico leader del settore, compie 65 anni e sceglie di festeggiare questo importante compleanno all'Exaurum di Pescara, la città dove 65 anni fa tutto ebbe inizio. Oggi è un bel giorno per Pescara, è un compleanno da ricordare perché l'impresa Maico, nata a Pescara, è cresciuta, si è espansa a livello nazionale, è un'impresa che non dimentica mai il territorio, è un'impresa innamorata del proprio territorio e soprattutto è un'impresa che sa restituire al territorio, perché non pensa soltanto al guadagno, ma pensa alla possibilità di far crescere le realtà in cui opera attraverso messaggi chiari. Sono state portate avanti in questi anni iniziative importanti, iniziative di prossimità basate sulla prevenzione, una prevenzione primaria, secondaria e terziaria, specialmente anche, devo ricordare, nel periodo del lockdown sono state molto vicino a quelle famiglie che avevano difficoltà ad udire, quindi ad ascoltare e quindi a comunicare. Per l'occasione la Maico ha donato 65 alberi al comune di Pescara, destinati alla Pineta d'Annunziana. Tanti gli ospiti illustri in questo speciale compleanno, dal giornalista Luciano Onder all'olimpionico Yuri Chechi. Ecco, diceva che c'è una correlazione tra la tua storia e quella della Maico. Come mai? Forse perché entrambi vi siete fatti dal nulla. Sì, bravo, questo è sicuramente un link delle due, diciamo, storie. Ora cercando di trovare dei link, ma questo è quello. Ho parlato anche con Mauro, che è il figlio del fondatore, che ancora non ho avuto la fortuna di conoscerlo, lo farò fra poco, però effettivamente è una storia di un uomo di grande determinazione, di grande capacità, di un uomo che come me ogni giorno era lì sul pezzo e non mollava finché l'obiettivo non è stato raggiunto, superando anche difficoltà importanti. Questa sera alle ore 18, esibizione concertistica nel foyer del Teatro Marruccino dei Violoncellieri. Vediamo. Questa sera alle 18 al foyer del Teatro Marruccino di Chieti si esibiranno in un atteso concerto i Violoncellieri, che poi replicheranno il loro spettacolo il 10 luglio a Campobasso. I Violoncellieri sono un ensemble di violoncelli costituito esclusivamente da alunni del maestro Gianluigi Fiordaliso, presidente dell'Associazione Culturale Modulazioni d'Arte di Pescara e docente di violoncello presso il MIBE del capoluogo adriatico. Vantano già un curriculum davvero emozionante e hanno al loro attivo numerosissimi concerti in varie città italiane, tra cui Vicenza, Ravenna, Lucca, L'Aquila e Macerata, e hanno collaborato con artisti come Ernest Reisinger, Monica Lescovar e Mario Brunello. Il repertorio di questo singolare ensemble prevede opere classiche, moderne, contemporanee, spaziando dalla classica più ricercata alla leggera senza confini. Dei Violoncellieri fanno parte Corrado Ceri, Luigi Di Cristofaro, Giovanni Narciso, Gianmarco Di Carlo, Davide Fiordaliso, Medi Chibari, Marco Maresca, Miriam Antonucci, Ludovico Di Lello con il maestro Gianluigi Fiordaliso. Apriamo ora la pagina dedicata allo sport. La prossima settimana sarà quella degli annunci in casa Pescara. Stando ai termini fissati dal presidente Daniele Sebastiani, si attende ora il sì di Zdenek Zeman, su cui è caduta la scelta del DS Impectore Daniele Del Ricarri. Vediamo.
Prosegue il conto alla rovescia che porterà alla definizione dello staff tecnico del Pescara e prima ancora all'ingresso dei nuovi imprenditori nella compagine sociale. A metà della prossima settimana c'è la deadline fissata dal presidente Daniele Sebastiani e l'attesa principale è quella della scelta dell'allenatore, visto che per la figura di direttore sportivo Daniele Dellicarri è già all'opera in attesa dell'annuncio ufficiale. Oramai non ci sono dubbi che il prescelto per la panchina sia Zdenek Zeman. Tutto sta nella volontà del boemo di dire sì alla proposta di Dellicarri. Solo in caso di no si virerebbe su altri profili. Il principale è quello di Alberto Colombo, che dopo l'ottima stagione a Monopoli vorrebbe una chance in una piazza di prestigio quale Pescara, mentre si assottigliano le speranze di una B. Ascoli e Cosenza sembrano guardare altrove ed ora è accostato alla Carrarese. Zeman, artefice della splendida promozione in A nel 2012, poi le cose sono andate male nella stagione 17-18, che però aveva premesse diverse. Il Pescara retrocesso dalla A si portava dietro contratti onerosi ed una rosa abnorme con cui era difficile lavorare. Quel Pescara non entusiasmava, ma furono le frizioni, che il tempo non sembra aver lenito del tutto, con Sebastiani a portare all'esonero, anche se poi le cose peggiorarono con la promozione di Epifani e solo l'avvento del normalizzatore Pillon evitò il patatrac finale. Fermi restando i dubbi avanzati nei giorni scorsi e che lo stesso allenatore potrebbe e dovrebbe valutare, Zeman d'altro canto potrebbe essere attratto dal fatto che su questa rosa invece ci sono margini di manovra ben più ampi tra giocatori via per fine prestito, quelli a scadenza e alcuni baby che saranno ceduti per alimentare il budget, Sorrentino e Veroli in particolare. L'organico andrà in buona parte ricostituito puntando sui giovani. A tal proposito valutazioni andranno fatte su quelli del Pescara, Chiarella e Blanuta potranno avere ancora più spazio, così come Delle Monache, che potrebbe essere ceduto ma comunque resterà in prestito in biancazzurro. E quelli che rientrano dai prestiti, Gennaro Borrelli, Nicolas Belloni, Miloš Bocic, più o meno funzionali al gioco di Zeman. Rientrerà anche un signor come Michael De Marchi e anche in questo caso si verificherà l'adattabilità al progetto tecnico. Dopo la nomina di Massimo Chierchi ad amministratore unico del club, in casa Teramo sono iniziate le manovre per concretizzare un progetto che dovrà attuare anche Davide Ciaccia e che possa portare all'iscrizione. Ne ha parlato questa mattina il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, sottolineando che ora ognuno dovrà fare la propria parte con la palla in mano ai nuovi interlocutori. Agnè Cantagalli. Ieri si è messo un punto fermo, si è dato, quindi si è individuato il soggetto coagulatore, utilizziamo questo termine, delle risorse da individuare, da mettere a disposizione dell'iscrizione. Stiamo lavorando tutti, ciascuno per il proprio ruolo, assolutamente per il raggiungimento di questo obiettivo, che deve essere l'iscrizione della squadra della nostra squadra in Serie C. Il passo di ieri, ripeto, è un'opportunità, insomma, per aprire una nuova fase e che, come giustamente ricordava lei, è una fase che deve avere una durata non limitata o ristretta, ma assolutamente brevissima, nel senso proprio in termini temporali, perché la scadenza dell'iscrizione costituisce un termine che si avvicina sempre di più. Quindi ciascuno faccia la sua parte, questo è molto, molto importante, si senta responsabile di questa fase, di questo momento, iscriviamo la squadra e poi ne apriremo un'altra di fase nella quale appunto costruiremo e definiremo il futuro della Teramo Calcio in un momento così difficile, con le vicissitudini che abbiamo vissuto, ma con una salvezza che abbiamo conquistato sul campo. Lei sta cercando, per quanto comunque competa il suo ruolo e le sue possibilità, di accentrare delle forze nuove intorno al Teramo? Ma è un'attività che ho fatto, che ho posto in essere fin dall'inizio, non senza difficoltà, insomma, un momento non semplicissimo, lo ho fatto con i commissari, con i componenti appunto con gli organi del Tribunale, continuerò a farlo in questi giorni con un filo di speranza sicuramente più forte, più solido, ma che dobbiamo alimentare nelle prossime ore. Quindi l'appello, insomma, che continuiamo a fare da tempo lo dobbiamo ribadire, il traguardo è più vicino rispetto a prima, quindi lo sforzo è anche minore, facciamo ciascuno la propria parte. Quindi è più ottimista rispetto a qualche giorno fa? No? Io, come ho detto qualche giorno fa, più si avvicina la scadenza e più l'ottimismo diciamo così si riduce, però sicuramente il passaggio di ieri quantomeno ha
diciamo così, delineato una strada, ha individuato degli interlocutori che in questo momento hanno il pallino in mano. Termina qui il nostro telegiornale, prossima edizione con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.